in questa edizione Diabete, il paziente al centro, HIV, Together we can stop the virus, Tumori, il progetto Oncorette, Diabete, la piena libertà di essere se stessi e Highway Diabetes. Il diabete è un esempio paradigmatico di patologia cronica a gestione complessa, nella quale il cambio di scenario demografico con l'aumento di aspettativa di vita e l'incremento dei pazienti cronici crea una maggiore necessità di servizi sociosanitari sul territorio. Se ne è parlato a Bologna in occasione di Highway Diabetes, il paziente al centro, progetto realizzato da Motore Sanità con il contributo non condizionato di Lilly. Sono oltre 3 milioni i malati che dichiarano di essere affetti da diabete in Italia, con un costo per il Servizio Sanitario Nazionale di circa 9 miliardi, una spesa pro capite per paziente più che doppia verso un parietà non malato. Tra i fattori che impattano fortemente sull'aderenza terapeutica vi è il tema delle differenze regionali nell'accesso a farmaci, presidi e servizi per il diabete. In particolare sia sulle insuline sia sui dispositivi per il monitoraggio del diabete non abbiamo fatto gare che puntassero esclusivamente a minimizzare i costi, ma abbiamo puntato a fare gare perché questo ci consente di garantire maggiore possibilità di scelta ai professionisti che devono prescrivere e quindi conseguentemente di rispondere alle esigenze dei pazienti. In questi ultimi 10 anni le innovazioni farmacologiche e tecnologiche hanno fornito strumenti che sono in grado di cambiare l'evoluzione della malattia, restituendo una qualità di vita decisamente superiore. Questo rende necessario un cambio di prospettiva secondo una visione olistica piuttosto che per silos di spesa sulla realizzazione, sul monitoraggio e sulla successiva valutazione dei percorsi di cura. Credo che vi siano poche aree in campo medico nelle quali negli ultimi 25 anni si è assistito a una tale rivoluzione sia tecnologica sia farmacologica. Oggi abbiamo a disposizione delle armi potentissime, dei nuovi farmaci, delle nuove possibilità di iniettare farmaci anche a valenza settimanale che hanno modificato sostanzialmente la terapia del diabete. L'approccio deve essere quello di spostare il tema di valutazione del costo della terapia da come oggi viene considerato prevalentemente, cioè un semplice costo e non un valore. Quindi le iniziative dovranno essere proprio in questa direzione, iniziative di Health Technology Assessment, iniziative di valutazione del farmaco all'interno di un percorso di cura specifico. Una mostra in realtà aumentata, andata in scena a Milano dal titolo Together We Can Stop the Virus, ha puntato i riflettori sul fenomeno dell'HIV. La campagna di sensibilizzazione realizzata da Gilead Sciences in collaborazione con 10 associazioni di pazienti e il patrocinio di ICAR ha come scopo raccontare cosa significhi vivere e convivere con l'HIV oggi. Paura della diagnosi, pregiudizio, la terapia, ma anche la possibilità di una migliore qualità della vita. Questo in sintesi il percorso in cui si snoda la mostra, attraverso 5 opere giganti di altrettanti giovani artisti italiani. Oggi Together We Can Stop the Virus è una giornata dedicata alla prevenzione dell'HIV. Prevenzione fondamentale per evitare nuovi contagi. In questo Gilead è impegnata accanto agli artisti e associazioni di pazienti per aumentare quindi la conoscenza e facilitare la prevenzione dell'HIV. L'idea di fondo è che l'immagine, l'animazione, i contenuti multimediali e crossmediali siano un mezzo di diffusione trasversale di quello che riguarda il fenomeno dell'AIDS oggi, che non è più conosciuto soprattutto dai più giovani. Fra gli obiettivi posti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità legati al virus dell'HIV, ecco i cosiddetti 490, numero che rappresenta la percentuale di popolazione che dovrebbe poter riuscire a raggiungere il target prefissato. Il primo obiettivo è il 90% delle persone infettate da HIV che ricevano la loro diagnosi. Il secondo obiettivo, cioè il secondo 90, di quelli che hanno ricevuto la diagnosi, almeno il 90% deve essere agganciato a un centro di cura e deve ricevere la terapia che oggi è raccomandata per tutte le persone infettate. Il terzo 90 è che almeno il 90% di chi riceve la terapia sopprima la carica virale, cosa che oggi è assolutamente fattibile e raggiungibile con le nuove terapie. Il quarto 90 che dobbiamo raggiungere è che almeno il 90% delle persone che fanno la terapia e che hanno soppresso la carica virale abbia anche una buona qualità di vita. E il primo passo per una buona qualità di vita direi che è abolire completamente lo stigma e la discriminazione verso le persone che vivono con HIV.
Ha fatto tappa a Bologna il progetto OncoRete Sharing and Innovation System, una serie di convegni regionali organizzati da Motore Sanità con il contributo incondizionato di Bristol Myers Squibb. Avviare le best practices e comunicare i risultati raggiunti ai cittadini sono due facce dello stesso obiettivo. L'ambito delle nuove terapie in oncologia è quello su cui si concentrano la maggior parte delle risorse per lo sviluppo e l'acquisizione dell'innovazione in ambito clinico. Una clinical governance delle reti da considerarsi una vera smart solution per la sostenibilità, garantendo la possibilità di una ricerca indipendente su progetti che possono essere di scarso interesse per l'industria, ma rilevanti per i pazienti. Parlando di OncoRete parliamo di argomenti diversissimi tra loro, parliamo di necessità di coordinamento a molteplici livelli, orizzontali, trasversali, di professionisti di un ambito clinico rispetto a un altro, di professionisti di professioni diverse, trasversali, orizzontali. Sulla lotta ai tumori, la condivisione dell'innovazione, dell'informazione sono elementi fondamentali sui quali la nostra regione storicamente ha puntato moltissimo. Abbiamo sempre avuto delle sedi di confronto fra tutti i professionisti. Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale per implementare, innovare e completare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e psicologica dei pazienti colpiti da tumore. Queste realtà, per assicurare sostenibilità del sistema e capillarità, necessitano di aumentare il livello di comunicazione tra operatori, pazienti e istituzioni all'interno della rete, utilizzando la continua evoluzione tecnologica come l'appropriatezza dei farmaci ad alto valore. Avere un OncoRete oggi vuol dire dare un valore aggiunto alla gestione e al managgio del paziente oncologico e soprattutto avere un'unica strategia che va dalla prevenzione primaria alla diagnosi, alla terapia, alla gestione del paziente in cura o del paziente guarito, fine purtroppo alla terminalità. Come le nuove tecnologie stanno rivoluzionando la quotidianità dei pazienti con diabete? Grazie alla campagna Diabete on the Road, la piena libertà di essere se stessi, potremo scoprirlo dalla viva voce di chi, grazie ad un piccolo sensore impiantato sotto cute per il monitoraggio della glicemia, può gestire la propria vita nonostante la malattia. Chi ha il diabete, in particolare di tipo 1, deve controllare costantemente la glicemia e si calcola che in media debba decidere 50 volte al giorno per un totale di circa un'ora come adattare la propria terapia. Questi sistemi sono dei sistemi che si basano sulla presenza di un sensore che viene, chiamiamo, indossato dal paziente in modalità differenti. Questo sensore è in grado di trasmettere e di trasferire dati, e questi dati non sono solo sul valore del glucosio in uno specifico momento, ma sono dati che permettono al paziente di capire fondamentalmente anche dove il glucosio si sta muovendo, in quale direzione sta salendo, sta scendendo e addirittura con quale velocità. Tutto questo si integra con presenza di allarmi, quindi i sistemi, questi sistemi sono sistemi che sono in grado di, vibrando o suonando, di far presente al paziente come si sia superata una determinata soglia di glicemia in alto o in basso, e addirittura qualcuno di questi è dotato di un sistema predittivo, e questo è il caso ad esempio del sistema impiantabile del quale oggi parliamo. Dai dati emerge che circa il 72% di chi ha il diabete di tipo 1 e quasi il 50% con diabete di tipo 2 non raggiunge un buon controllo glicemico. Per questo un grande aiuto arriva da questo nuovo sensore impiantabile, capace di determinare i valori di glucosio fino a 6 mesi. È una grandissima comodità, perché posso mettere e togliere la macchinetta che legge i valori senza nessun problema, cioè non ho bisogno di nessuno, lo faccio in 2 minuti, prima l'ho fatto vedere ad altri, e metterlo e toglierlo è veramente immediato, e poi soprattutto è una grandissima comodità perché io so sempre che valori ho. La campagna è promossa da Roche Diabetes Care Italy e coinvolgerà i pazienti di centri diabetologici di tutta Italia. La tecnologia è generalmente solo uno strumento per poter migliorare la vita. In questo caso il sensore impiantabile è in grado di migliorare la gestione del diabete e il rapporto di una persona con diabete con la sua malattia. Ma al di là delle dichiarazioni, quello che conta è ascoltare le storie di pazienti e di medici che raccontano come un piccolo intervento tecnologico può dare un senso di libertà
e di nuovo il cambiamento del rapporto con la malattia che prima, nonostante tante altre innovazioni, non era possibile. Prevenire il diabete e le sue complicazioni sfruttando l'innovazione tecnologica e contenendone i costi. E questa è una delle sfide più importanti per i servizi sanitari regionali ed è stato questo uno dei temi discussi durante la tappa milanese di Highway Diabetes, il paziente al centro, progetto realizzato da Motore Sanità con il contributo non condizionato di Lilly. In tema di gestione della cronicità, il diabete rappresenta un caso paradigmatico di come si renda necessario ammodernare il sistema assistenziale, migliorando il collegamento fra ospedale e territorio. Su questo devo dire la Regione Lombardia è un vero esempio. Proprio a febbraio abbiamo riorganizzato anche la nostra distribuzione dei presidi insieme con la grande collaborazione delle farmacie lombarde, con dei risultati davvero eccezionali. Un risparmio di spesa che sarà poi reinvestito a favore dei nostri cittadini. Importante ai fini del successo delle terapie il rispetto da parte del paziente delle cure indicate dal medico, le cui complicanze rappresentano da sole il 14% della spesa sanitaria dei governi europei, circa 125 miliardi di euro l'anno. In Italia la percentuale di aderenza per i farmaci antidiabetici è del 63% e questo comporta il raddoppio nel numero di ricoveri ospedalieri e dei costi del trattamento per il Servizio Sanitario Nazionale. Anche l'innovazione tecnologica sta contribuendo a cambiare in positivo i costi della presa in carico del paziente. Siamo in un momento cruciale, a mio parere, per la cura del diabete, sia per il diabete tipo 1 sia per il diabete tipo 2. Per il diabete tipo 1 abbiamo dei sistemi microinfusori che parlano con i sensori, cioè dei rilevatori di glicemia nelle 24 ore. Per il diabete tipo 2 invece abbiamo dei nuovi farmaci. Mi riferisco ai GLP-1 agonisti recettoriali, agli SGLT2 inibitori. Per riuscire a gestire da un punto di vista economico l'impatto del diabete in termini economici, possiamo lavorare almeno lungo due direzioni. La prima è lavorare su un sistema organizzato di presa in carico del paziente, strutturato, che consenta di gestirlo lungo tutto il percorso. Il secondo è quello di scegliere bene l'approccio terapeutico e un aspetto importante del diabete è relativo all'aderenza del paziente alle terapie, paziente diabetico alle terapie.